Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo, se quello lì era un velox, in questo nuovo pre-vlogmas. Allora, oggi la giornata inizia con noi sulla macchina e in strada, noi inteso come me e Gabriele, perché lo sto accompagnando a fare la visita, una visita che non servirà a niente, ma che ormai ho già pagato e quindi, ah no, ecco, quindi dovevo passare di lì perché è qui il benzinaro, porca. E quindi in realtà stiamo andando a pura, ormai la facciamo perché ormai l'ho pagata, cosa faccio? Dopo che l'ho pagata dico no, non la facciamo più, ormai la facciamo. E quindi andiamo a fare questa visita, però io adesso potevo dire, cioè, O forse devi andare giù, poi fare oh, la rotonda, santa fare pazienza, vabbè, tutto quello. Devi fare così, vero? oh, sì. Molto bene, ma sì, potremmo fare un po' di tempo, tanto. E vedi perché non passo mai di là, te ne sono passati qua, vabbè, comunque, quindi andiamo a fare questa visita che appunto non servirà a niente perché è la stessa visita che ha fatto Sabrina all'ospedale di Alessandria. Non mettono l'apparecchio, quindi praticamente andiamo su per sentirci dire che magari si lava bene i denti, che si deve mettere l'apparecchio, che magari deve fare l'ablazione del tartaro e poi. E quindi diciamo che mi girano un po' le scatole, però già che l'ho pagata ormai, ma noi possiamo andare qui però. Posso farlo qui, non devo andare tutti giù però. Ah, boh, non lo so. Faccio la rotonda e rientro da qui. Quello che ti ho detto io. Ah, io pensavo che tu dicevi laggiù in fondo. No. Per fortuna, vabbè, ce la siamo scampati. E niente, quindi adesso andiamo a fare questa visita, vediamo un po' comunque cosa ci diranno e quanto dovremo aspettare. Poi quando questo si ferma. Poi quando torneremo indietro, mi devo vedere con mia sorella perché dobbiamo fare delle commissioni che riguardano nostro padre, quindi ci dobbiamo vedere. Adesso ci fermiamo a far gasolio e poi andiamo su e ci aggiorniamo poi giornata andando. Comunque, poi tornando, una volta fatto questo con mia sorella. A parte portare Max stasera, non ho altri impegni e quindi oggi pomeriggio poi mi dedicherò un po' alle pulizie di casa, oltre che vabbè, alla preparazione del pranzo e poi alla preparazione della cena, ovviamente. Quindi ci aggiorniamo dopo. Ducks.
Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno, perché il video è lo stesso. Oggi è il giorno dopo, oggi è mercoledì. Mi vedete in macchina perché io sto andando insieme a Pia a portare il pranzo a Gabriele. E mentre noi portiamo il pranzo a Gabriele, a casa ci sono Manuel e che sta andando a prendere, è l'ultimo giorno che starà a casa. Però ancora oggi è stato a casa per riprendersi bene, perché comunque ha avuto diversi giorni di febbre, di stanchezza, proprio di dolore alle ossa, così, quindi oggi è rimasto ancora a casa. Da domani torna a scuola anche lui. E no, tu no, perché devi andare a fare la visita. E praticamente a portare da mangiare a Gabriele, noi, Manuel a casa che sta recuperando Giada, e poi perché Sabrina la recupero io andando a portare da mangiare a Gabriele, e Max oggi a rientro, quindi a posto così. E niente, quindi diciamo che è una giornata anche questa bella impegnativa. Stamattina ho cercato di fare un po' di lavori. Non ne ho fatti molti, però qualcosa sono riuscita a fare. E oggi pomeriggio c'è la riunione all'asilo, che sono appunto rappresentante, e quindi vabbè, però è alle 5, cioè vado via di casa alle 5, quindi voglio dire, ho un po' di tempo anche dopo pranzo poi per fare qualcosina. Quindi bene. E niente, adesso vado a portare da mangiare a Gabriele, poi ci aggiorniamo magari dopo, se faccio qualche faccenda, cioè magari posso portarvi con me mentre faccio qualche faccenda oggi pomeriggio. Allora, mi vedete fuori perché oggi c'era la riunione dell'asilo con le maestre e le rappresentanti, e non ho registrato niente, perché in realtà ho fatto sì qualcosa, ma poi è arrivata la Giaggiusi, abbiamo parlato, ci siamo messi d'accordo perché ho bisogno che mi accompagna venerdì per fare la visita a Gabriele, e quindi ovviamente non ho registrato perché stavamo chiacchierando. Poi stavamo chiacchierando anche con la mamma, poi è arrivato Maurizio, poi abbiamo dovuto risolvere una faccenda, quindi non ho avuto modo di registrare, perché ecco, quando chiacchieriamo così non è che mi metto a registrare. Comunque adesso sono qui, vi faccio vedere il paese e il panorama, vado alla riunione e poi vi faccio vedere com'è quando esco. E rieccomi in macchina, non vi ho fatto vedere poi quando sono uscita, però ecco, come vedete è buio, sono passate 2 ore. In realtà la riunione è durata circa 1 ora e mezza, poi ho parlato un po' con l'altra rappresentante perché abbiamo un po' di cose da portare avanti. Dobbiamo vederci perché dobbiamo fare delle cose. Hanno parlato un po' di tutte le cose che si faranno in quest'anno, dei progetti che stanno attuando, che stanno provando a fare, e niente, quindi ottimo, cioè prevedo un anno per Pia molto molto interessante. E adesso infatti spero di risolvere in fretta questo problema dell'anca, proprio per modo che abbia la possibilità di frequentare l'asilo tutti i giorni fino alle 4:30, in modo che faccia proprio un bello sviluppo, perché comunque poi alla prima elementare insomma si sente quando si incomincia, e poi perché proprio vedo che anche lei quest'anno è molto diversa dal primo anno. Il primo anno non voleva andare, piangeva assolutamente, è stato difficile il distacco mio e suo, molto più che con gli altri. Anche con Giada non è stato facilissimo, ma con Pia è stato ancora più difficile. Penso che la causa, penso, sia stata l'allattamento, che comunque ci ha unito tantissimo in una maniera diversa
da quello che ho con gli altri, comunque, che invece non ho potuto allattare, cioè non ho allattato. E quindi spero vivamente, cioè, ho visto dei cambiamenti e già l'anno scorso meglio. Quest'anno, se non fosse per queste problematiche di salute, non sarebbe a casa mai, però ecco, adesso spero di risolverle in modo che piccina riesca ad andare e a fare tutte le sue cose, anche perché hanno tantissimi progetti, fanno tantissime attività interessanti e quindi sono proprio felice di portarla. Adesso comunque io sono quasi arrivata a casa e ecco, magari prepariamo cena insieme, comunque vi faccio vedere quello che preparerò per cena. Ed eccola qui la nostra cena. Ho fatto tofu con verdure, fatto tipo a peperonata perché c'erano anche i peperoni, c'era la salsa di pomodoro, insomma. Ci ho messo un po' quello che c'era nel frigo e devo dire che è venuto buonissimo ed è piaciuto a tutti. Con questo siamo arrivati alla fine di questo vlog, che spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se è così e ancora non l'avete fatto, se vi va potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!